Ben ritrovati sul mio canale, siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jump Global per andare a provare il nuovo Vegeta Rage con trasformazione in Super Saiyan 2 Vegeta. Lo andiamo a provare ovviamente nel team di Goku direttamente, abbiamo il nuovo leader Pure Saiyan Hybrid Saiyan 170, quindi buttiamocelo qua dentro, anche se questo è solo un Pure Saiyan, ma va bene comunque. Ragazzi, siamo contro Sin dell'ottavo anniversario, andiamo a vedere un attimino questo team. Un attimo di robe di cui preoccuparmi, ma tanto io in realtà non, perché abbiamo il caro nostro Vegeta, tanto amore e tutte le cose. Allora, intanto facciamo partire le intro e parliamo di Rage Vegeta. Rage Vegeta, eccolo qua. Tanto la intro. Explosion of Anger 130, lasciamo perdere. Super Attack, Raises Attack per un turno. Ovviamente non credo che vedremo danni super mega esagerati, però comunque. Ki più 3 Attack Def 200%. Guardia gli attacchi per 5 turni. Additional attack def 40% per ogni attacco ricevuto fino a un massimo di 200. Quindi all'inizio potrebbe prendere un attimo di botte. E qua siamo contro un int, quindi vabbè, però lo teniamo lì. Allies attack def 30, self excluded. E attenzione, l'attack def 30 non è un buff normale, ok? Attenzione, è un buff moltiplicativo come quello di B-Pan. Quindi Goku qua farà delle robe, vedrete un po' di danni assurdi da Goku, attenzione. All enemies attack meno 20 per due turni dopo che il personaggio ha preso tre attacchi in battaglia. Allora, intanto, 200.000 def subito di partenza, ok, non è tantissimo ma la guardia, quindi non va a succare troppo. La special gli farà male però, giusto un attimo dirlo. Diamo la guardia anche a lui, va bene, tanto per a prescindere. Andiamo così, ok, perfetto. Allora, vediamo un pochino. Quant'è il primo colpo? Prende un po' di danno, ora no. Questa non la volevo prendere, questa non la volevo prendere. Un attimo di danni si vanno a prendere, però. Ok, 4,5. Ricordatevi che è un attack def 40 per ogni attacco tirato, attenzione. E ora, non... e ora tanca. A posto, ok. Volevo giusto un attimo controllare quello, però sì, è così. Un po' le può andare a prendere i primi colpi. Giusto un po' li può andare a prendere. Goku si è incavolato. Ricordatevi che non sta linkando proprio la perfezione qui, Goku. Considerate il buff di Vegeta, fa male quello. È tanto doloroso. Allora, abbiamo Bardock in squadra, dopo lo vediamo. Si sta mangiando vivo sto evento. Vabbè, puoi anche non evadere, tanto hai la guardia attiva. Che cacchio te ne frega te? Che cacchio te ne frega te, Goku? Calmati. Mamma mia, sto Rage Vegeta già mi piace molto, ragazzi. Lo voglio pullare tanto. Ok, lo dico proprio per com'è, lo voglio pullare tanto. Allora, qua. Questo può rompere un bel po' le scatole, perché siamo già dalla GL. Che palle! Non volevo uccidere in un turno, Dokkan, grazie. Potevi anche non uccidere in un turno, però va bene comunque. Dai, lo accettiamo come roba. Abbiamo le 6 orb? Sì, abbiamo le 6 orb, quindi abbiamo comunque la guardia all'attiva per quel colpo. Ora un attimo la rottura qua di... Abbiamo ammazzato in un turno, yes. Può crearsi un attimo un problema. Certo, non voglio giocare due Goku in turno, ok? Ho messo l'ottavo anniversario qua in questo caso. Anche perché sono l'ottavo anniversario, yes. E funzionano molto bene, poi dopo attiviamo la roba, tutte le cose. Sì, va più che bene, tranquilli. Tanto non credete che questo Omega starà in vita per troppo tempo, eh? Tranquilli, giusto da dire. Ora, io voglio giusto un attimino... Dobbiamo prendere, credo, due colpi ancora, una roba del genere. Su chi è questa special? Non ho visto. Ovviamente su di loro. Allora, io non voglio... Oh mio Dio, abbiamo già ucciso sto robo, raga, ma che cacchio è stata di... Vabbè, ci stiamo creando dei problemi qua. Stiamo uccidendo troppo in fretta. Giusto un attimino. Comunque no, abbiamo preso prima tre colpi. Sì, tre colpi abbiamo preso. Abbiamo preso tre colpi. Raga, siamo da Sin al terzo turno, by the way. Sin fisico al terzo turno, praticamente. Yes. Questo è divertente. Sì, no, yeah. Sto team... Pure Saiyan 170 con dei PG buoni? Sì, è un buon team. Che strano, eh? Che strano! Pure Saiyan Hybrid Saiyan è un buon team. Oh, che strano. Che strano, ragazzi? No, se riesco a farmi prendere giusto un altro colpicino qua, giusto un attimo. Dura, vero? Ok, no, riesco a prendere qualche colpicino, a posto. Giusto un attimino lo facciamo, e amen. No, maledetto! Vabbè, allora boostiamo Goku, raga, qua.
L'evento dell'ottavo anniversario è già diventato una cavolata. Yes. Che palle. Ok, boostiamo un attimino Godku per la difesa e tutto, va. È molto meglio fare quello a sto punto. Quarto turno, Sin Shenron fisico. Yes. Yes! Ok. Allora, calma un attimino. Qui abbiamo dei problemi perché ci siamo arrivati veramente in fretta. No, però in realtà possiamo... possiamo fare questo, ok. È vero che ci siamo arrivati in fretta, però... abbiamo questo. Questo ci aiuta. Questo ci aiuta. Trasformiamo qua, abbiamo già la sicurezza. Dopo... oh no, ho il turno con doppio Godku, che palle. Devo dare troppe orb così. Sì, questo è un problema che vi create quando andate ad usare il team con un Godku a girare. Può crearsi quel problema lì, è giusto un attimino dirlo. Si può creare quel problema e può essere pericoloso in realtà. Tenete conto la cosa, può essere veramente tanto pericoloso. Ok, famo così. Vabbè, una cosa però è buona. Una cosa è veramente buona perché... dovete considerare il fatto che tutte e due le creano ancora le orb, quindi non è che poi in realtà vi create tutto sto gran problema, perché siete con due PG che creano le orb. Molto più facile arrivare a quelle 6 fisiche per tutte e due. Aia. Che a posto. Sì, non rompere più le scatole, grazie. Allora, qua. Calma. Perché quel Vegeta non si è riuscito a boostare del tutto. Abbiamo l'item, quindi vabbè, un attimino. Ci siamo arrivati troppo in fretta, cavolo. Non credevo di arrivarci così in fretta da sim fisico. Non ci credo. Ok, scusate. Che cacchio. Mi sono creato una situazione che non va bene, ma perché sono troppo forti le carte. Quando ho detto che vale la pena pullare su sto banner per Godku. Sì, vale la pena pullare su sto banner per Godku. Lo state vedendo che cosa cacchio stiamo combinando, no? Raga, capiamoci. Sì, questo è quello che succederà la maggior parte delle volte. Oddio, là sotto c'è una special in arrivo, vero? Sto per... No, no, dai, sì, ti voglio bene, dai. Non rompermi le... no, dai, non rompere le balle, dai. Sì, un buon sim, bravo. Dai. Non rompere, ti voglio bene, sim. Non rompere, lasciami andare al prossimo turno. Che tanto Vegeta Tech è lì che vuole prenderlo la special in faccia. Dai. Ok. A posto, possiamo andare. È in mezzo dove ne prende di più di colpi però, eh. Ma è che abbiamo una situazione per dare tutte le orbe a tutti. Quindi possiamo tenere un po' tutto qua. Quant'è? Non lo so. Voglio fare questo o tenere Vegeta primo. Boh, non è che cambia. Sì, questo è un attimo quello che dicevo. Inizia a linkare un pochino meglio quando l'ho trasformato in Super Saiyan Godku, quindi vabbè. Non lo so sinceramente cosa fare. Famo così, dai, vediamo un attimino. Tanto abbiamo la chance di evadere tutte le cose. Chi se ne frega. Famo così. Sì, facciamo così. Lo teniamo in mezzo che tanto prendi due colpi prima, si boosta già un pochino e via. C'è l'item, è vero, quello giusto da dire un attimino. Ok, boostiamo qua, siamo a posto. Ma noi al prossimo... stavo considerando della roba, scusate. Al prossimo turno sto roba è morto. Stavo giusto considerando della roba, ma al prossimo turno sì, ne è morto, ragazzi. Yes. Ok, altro bustino. Ok, perfetto. 7 milioni e 6. Oh, però! Io dove vado a provarti per trasformarti anche? Che non è un evento del cacchio. Qua è full boostato, ok? Quindi quello è il danno che andrete a vedere. Tanta roba. Me la cillo, nel senso, a 4 barre di vita. Che cosa cacchio gli devo dire io a sto robo? Special su... cosa? No, eh? Vabbè, c'è l'evasione qua. No, vero? Non è possibile, vero? È morto, ragazzi. È 4 turni in croce e l'abbiamo ucciso. Fine. Non so come dirvelo che anche lì la trasformazione di Super Saiyan God Goku alla fine non è poi tutto sto problema. Lo tirate proprio all'ultimo turno. Cioè, non abbiamo neanche attivato la trasformazione da quanto è potente sto team. Raga, non, cioè...
Ve lo faccio vedere così. Questo è Sin Sharon con questo team. Poi andiamo a provare qualcos'altro che dura di più. Andiamo a provare l'ottavo anniversario battle. Dai, andiamo a fare quello. Almeno so che dura un po' di più. Perché ha più vita. Più che altro. Quando vi dico che comunque è finita, fidatevi. Andiamo, eccoli qua. Perfetto. Salve. Perfetto, salve. Andiamo a far esplodere le robe. Noi ci piace far esplodere Sin, quindi let's go. Guarda tutte queste belle orbe. Ciao, muori Sin, ok. Vediamo intanto se muori. Tanto c'ho comunque Vegeta lì a morire, quindi a prescindere non me ne frega. È morto comunque. Yeah, Sin così. Divertente, lo so. No, è durato troppo poco, lo so. Ragazzi, switchino, ottavo anniversario battle, giusto perché voglio vedere anche Rageta quando si trasforma, com'è. Solo per quel motivo. Yes. Bye bye, Omega. Prossimo evento. Eccoci qua, va bene, allora, partiamo. Nuova battaglia, nuovo incontro per il nostro caro Rageta. Stavolta durerà un pochino di più, lo vediamo prima. Allora, un attimo solo, la trasformazione. Devo giusto vedere una roba della trasformazione di Rageta, perché... ok. Si può attivare dal quinto turno all'inizio... 6 attacchi, ok, va bene. Quinto turno... Sì, qua si riesce a fare più, 5 turni, ok. Sì, ragazzi. Ok. Un bel po' di attacchi sono stati già ricevuti, a posto. Che tanto, in realtà, voi lo volete trasformare per forza, perché trasformando è ancora più potente. Attack Death 100%, High Chance di performare Critical Hit 50%. Lancio un Additional Attack con High Chance di diventare Super Attack per 3 turni. E comunque 50% anche lì. Chi più 3 Attack Death 200, Additional Attack Death 100% al lancio della Special. Guardia tutti gli attacchi, Additional Attack Death 50 e lancio un Additional Attack con High Chance di diventare Super Attack. When performing a Super Attack, Enchance of performing a Critical Hit più 20 se c'è un Movie Bosses. E a prescindere, ragazzi, non ha un senso logico sto PG, ok? Si era già capito, no? Nel senso? Sì, si era capito, effettivamente, ok. Allora. Guarda che bel turnino. No, mi dispiace, Godku, tutto bello, sei fighissimo, però qua la priorità la diamo a lui. Diamolo a loro, perché tanto, come detto prima, ti metto a girare, quindi la priorità la do a loro due. A loro due che hanno bisogno un attimino di... tirare botte, boostarsi, diventare OP. Dopo li mettiamo insieme a Kid Goku e Vegeta e poi siamo a posto. No, è disgustoso sto team, posso dirlo? Disgustoso. Disgusting! Troppo OP. È troppo OP sto robo. Fine. Quando date una lead e un PG serio come lead Pure Saiyan, si fanno i team forti. E quella è la situazione. Che comunque... questo qua è uno dei leader più aperti di tutto il gioco. È come un bond of parents and child. Perché considerate la cosa, qua li ha tutti. Per forza, li ha tutti. Fine. Li ha tutti quanti. Più gli extreme anche. Non attiva però l'entry dopo quello giusto, vabbè da dire. Però, no. Considerate tutta la cosa. Questo è il leader più... È più buono anche di Trunks e Vegeta. Perché Bond of Parent and Child è buono, ma 170 a Pure e Hybrid è Bond of Parent and Child. Stessa identica cosa. Allora. Qua. Tieni. Stai pure lì, tranquillo. Fai le tue robe. Divertiti. Vegeta. Fra un po' ti trasformiamo. E al prossimo turno posso? Sì, al prossimo turno posso trasformarlo. Quanta def abbiamo? Lol. Uey, 8 milioni e 4 con il buffer. Devo dire altro. No, non ho bisogno di dire altro. Vai Godku, anche te. Non ho bisogno di dire altro, fine. Questo showcase posso già mutarmi. Non c'è altro da dire. Queste due sono le carte più forti che ci siano come tour al momento. E giocano anche molto bene assieme, ovvio. Non vado ad attivare tutto per Godku. Ma ve ne sbattete il cazzo. Cosa volete di più di un PG che ha la guardia fissa? Sempre!
Perché tanto quando lo trasformate vuol dire che poi ce l'ha per forza. Cosa cacchio? Cosa ve ne frega? Cosa devo dire? Questa coppia è molto meglio, tra virgolette, anche. No, 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 è molto meglio di gamma 1 e gamma 2. Fine. Perché gamma 2 c'ha solo un unico grosso problema. Ed è l'unico grosso problema di gamma 2, ok? È uno solo, ha un solo problema. Un solo problema. Che gamma 2 esplode. Né God alcune cose esplodono. Tanto non la guardia. Questi qua sono gamma 1 e gamma 2 nuovi. Fine. Cosa devo dire di più? Fine. Non lo so. Cosa dovrei dire? Qua non ho non ho il 30% di evadere. Sì, giocarlo un attimino a girare può creare questi problemi, ovviamente. Ma vabbè, chi se ne frega. C'ha comunque abbastanza chance di evadere. Non è che gliene va a fregare molto. Ok? Cioè, sinceramente. Però comunque, adesso possiamo trasformarlo. Allora, quello che faremo adesso è trasformare la belva di Raggetta. Raggetta che si ritrova, come detto prima, con tutto attivo. Cioè, è incavolatissimo e basta, ok? Cioè, è incavolatissimo e basta. C'è altro da dire. Guardi, attiva con tutte quelle stats. Che cacchio gliene frega? Raga, non gliene frega proprio niente. Quando dicevo che questo Vegeta è praticamente un Dokkanfest. È un Dokkanfest, fine. Un Dokkanfest, perché questo... Prendiamo Piccolo, che è uno di quei rare summon veramente buoni. Piccolo non si avvicina minimamente ad essere forte quanto questo Vegeta. Qua ovviamente l'andiamo a prendere, se non evade non abbiamo dato neanche le 3 orb, quindi è normale. Ok, lo trasformiamo. Quinto turno. Abbiamo tutto, praticamente. Gli voglio fare del danno extra, ma a me non è che me ne frega. Dai, ok, trasformiamo. Vai, Raggetta. Oreno Bulma! Mi hai fatto veramente incacchiare. Ora è incacchiato veramente. E ora sì, è incacchiato veramente. Quanto def abbiamo di partenza? Ne abbiamo un pochino meno perché ne ottiene tutto al lancio, vero? Era quello? Sì, è tutto al lancio ora. Però abbiamo comunque la guardia attiva, quindi non è che gliene frega più di tanto. Sì, giusto un attimino quello. Si poteva ancora tenere questo turno, perché per questo turno ancora aveva la guardia. Ok, giusto un attimino da dire. Andiamo anche di questa. Si poteva tenere giusto un attimino ancora per adesso. Attivava la guardia. Aveva ancora la guardia attiva. Il prossimo turno trasformarlo. Si poteva fare anche quello. Si poteva effettivamente giocare ancora per quel turnino ancora, perché comunque la difesa ne aveva un casino e tutto. Ora è più incentrato all'attacco, attenzione. Avendo tutto al lancio, ora è incentrato ad attaccare lui. Ovviamente difende ancora molto bene. Un po' meno pre-special ora, giusto da dire un attimino. Un po' meno pre-special. Post-special non gliene frega più niente. Ok? Post-special ora non gliene frega proprio assolutamente un cacchio. Ah, che peccato che non mi ha fatto l'altra special. Peccato, vabbè. Ora non gliene frega, perché ritorna ad avere la stessa difesa di prima, ce l'ha di nuovo. Quindi, lo ripeto, non gliene frega proprio assolutamente più un cacchio lui. Che cartina che abbiamo sotto le mani, sia con Rage Vegeta che con Godku. Sono grossi come PG, tutti e due. Tutti e due sono veramente troppo forti. Buono, ok, sì, tira i pugni che vuoi. Voglio giusto vedere un'altra cosa, vorrei... Dopo abbiamo Super Saiyan Goku. Fatemi fare una roba, lo trasformiamo. Voglio fare la tonazione, vedere un attimino. Voglio giusto fare una robina, trasformarli e vedere giusto una roba. Se riusciamo, io ora non attivo ancora l'active e via. Sì, facciamo in quel modo, non attivo ancora la... Oppure attivo quella dei Super Saiyan, dei Busaga. Così possiamo stare qua ancora per un pochino, ok? Perché perdiamo quel turnino da... Può andare in 18 con sti robi. Sì, non devo andare in 18, perché se vado in 18 Kid Goku e Vegeta lo ammazzano. E volevo giusto vedere un attimino, perché questo è lo showcase di Vegeta, però ve l'ho fatto vedere prima con Sim. Non ci posso fare niente, è troppo forte il team. Devo peggiorare il team per farvi vedere Vegeta. No! Perché questo è il team che vado a giocare, quindi...
Perché lo devo peggiorare solo per farvi vedere Vegeta? No. Quindi famo una roba, sarà una roba che non riproducete a casa, non lo fate. Gran cazzata, ok, è morto, raga. Mi sa proprio che... mi sa proprio che qua... Ah, se gli girano le balle e tirano tre special crittate, ve lo dico io cosa facciamo. Ve lo dico io che cosa facciamo. No, è probabilmente finita, ragazzi. Volevo giusto vedere quel turno con Goku Super Saiyan, però... Vi incacchiate molto? Vi state incacchiando molto? Vi tranquillizzate un attimino? L'ultimo turno, dai! Basta? Non voglio uccidere di Active Skill poi di Goku! Per favore! Calma! Relax! No, basta! Ok. Dai, non fai niente, quindi... Se non critta dovrebbe essere ancora in vita con un po' di vita, dovremmo riuscire a fare la roba. Ok, qua ora si giusta tutto. A posto. Ok! Are you ready? Vegeta! Pronto? Dai, ti sto dando la situazione, vai. Non uccidere, non so quanti danni va a fare. Mamma mia, che bella che è! Para 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 pa. È bellissima sta host. Vieni qua, Vegeta! Pugno, calcio, pugno, pugno, calcio, pugno! Bah! Esplodi! Ok, a posto, non uccidiamo, a posto. Vai, Rage Vegeta. Ok. Giusto un attimino, abbiamo quel Golden Warrior in più anche. Ok, 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 ok. Let's go. Ora ci divertiamo. Ora è divertente. Turnino tutto bello, bellino, super mega bellissimo. Sei orba anche di qua. Ok, a posto. Andiamo. Divertiamoci, ragazzi. Prende danno da questi pugni. Forse l'unica cosa, sì, l'unica cosa che può essere un po' particolare, però direi effettivamente, forse da trasformato è meglio il secondo lì. Da primo avete la sicurezza di uno dei PG più tancosi del gioco, tranquillamente, c'è un sacco di difesa con tanta guardia, e con la guardia, quindi... Lo terrei secondo. Io con tutta la sincerità forse a sto punto lo terrei anche secondo. Perché tanto tenete God Goku con la guardia per quei turni lì. Avete le orbe, lo tenete prima. Chi se ne frega. Yes! Ikke Goku! Boom, finito. Ragazzi, questo è lo showcase per Rage Vegeta insieme a God Goku. È stato un piacere, grazie mille per aver visto il video. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. E stasera in live per provarli ancora sul canale Twitch. Link in descrizione anche per quello. Ciao a tutti.